Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù, di Ponzacco vi vogliamo presentare. Allo stadio comunale di Ponzacco vanno in scena i quarti di finale della Coppa Italia di eccellenza tra Ponzacco e Albinia. Mister Lazzini ritrova Pagano dal primo minuto, da un turno di riposo inizialmente a Granito e Doveri, Albinia che arriva a questo appuntamento con una rombante vittoria per 4-1 sul Porta Romana. Inizia l'incontro con Albinia che cerca di sorprendere subito la difesa rosso-blu, ma Machetti è fermato in fuorigioco dall'assistente. Risponde il Ponzacco con Fiale che lancia a lungo, Sgherri non si intende con Palmieri, la palla sui piedi di Brega, ma il bomber rosso-blu calcia poco convinto e manda la palla fuori di molto. Calcio d'angolo, Pagano per Beltramme, palla sull'esterno della rete, Dinelli. Il suo cross in mezzo, respinge Cianelli, Brondi appoggia per Bortoletti, ma il tiro di quest'ultimo è completamente fuori misura. Al 13esimo, Fiale lancia lungo, respinge la difesa avversaria, raccoglie la palla Biagio Pagano, il suo tiro però termina sul fondo. Si fa vivo dalle parti di Gianbruno l'Albinia, ma anche questa volta è filmato in fuorigioco. Biagio Pagano sul lancio di Fiale, il sinistro non trova la palla e Sgherri può ripartire con l'azione. Di Gaddo, minuto 22, lancia per Brega, la sponda di testa, ancora la palla sui piedi di Bortoletti, la palla di poco fuori al lato. Ponzacco cerca di aumentare l'intensità del gioco, Pagano spostata a sinistra, la palla per Brega, traversa e poi la palla carambola sulle spalle di Palmieri e termina in calcio d'angolo. Merita di rivedere l'azione del numero 9 rosso-blu, traversa piena e poi la fortuna non va dalla parte di Cristian Brega. Ma è ancora Pagano sulla parte sinistra, lavora una bella palla, il suo cross in mezzo, Brega sulla riga, incredibilmente manda la palla sopra la traversa. Era più facile da sbagliare che realizzare questo gol. All'ultimo minuto del primo tempo è il numero 9 Machetti che ha sui piedi la palla per portare in vantaggio l'Albinia. Finisce il primo tempo, nella ripresa mister Lazzini toglie Beltramme e mette dentro il bomber Granito. È il Ponzacco che ancora cerca la manovra sulla sinistra per Bortoletti, la palla di Balleri troppo lunga sul fondo. Qua in contropiede Brondi, al momento che sta per servire Brega viene atterrato da Sgherri, ma il direttore di gara lascia proseguire e il numero 8 Ponzacchino ha bisogno delle cure del massaggiatore. Ma mentre il direttore di gara non fa rientrare Brondi, un minuto e oltre fuori, è Granito che serve Brega in area. Il numero 9 rosso-blu va a raccogliere una palla sull'out destro, serve Balleri al centro, bellissimo lo scambio con Matteo Balleri, Cristian Brega, palla in diagonale, 1-0 per il Ponzacco. Cristian Brega, 9 gol in campionato, 4 gol in Coppa Italia, fanno un totale di 13 gol fino ad oggi del numero 9 Ponzacchino, e i tifosi rosso-blu li cantano già un coro ad hoc per lui. Bravo Bortolo! È ancora Ponzacco, qua Granito viene strattonato dal numero 6 Lorenzini, già ammonito il numero 6 dell'Albinia, il direttore di gara non estrae il giallo, come possiamo rivedere
a rallenti, viene letteralmente strattonato, la maglia si allunga di granito. Qua ci stava il doppio cartellino giallo e l'espulsione per numero 6 Lorenzini, ma il direttore di gara, incredibilmente un po' in stato forse confusionale della pressione dell'incontro, vedete, non riesce a capire neppure a chi dare la punizione, si consulta con l'assistente, che anche quest'ultimo a mio avviso commette l'errore, il solito errore del direttore di gara, e concede la punizione all'Albinia e non ammonisce Lorenzini. Così si rimane 11 contro 11 sul risultato di 1-0 per il Ponzacco. Calcio d'angolo, Fiale di testa, ma Palmieri trova la palla tra i piedi e nega il raddoppio al Ponzacco. Oh, bellissima triangolazione, ancora Balleri, Bortoletti, calcio di punizione da posizione interessante, la mattonella di Biagio Pagano ed è il 2-0, una magistrale punizione del numero 7 Ponzacchino, dal raddoppio alla squadra rossoblù. Le lunghe dodicesimo che sortiva. Anche per lui i cori dei tifosi ponzacchini numerosi anche in un mercoledì infrasettimana alle 14.30 non fanno certo mancare il loro apporto alla squadra ponzacchina. Tempo di rimettere la palla in gioco, recupera la palla Matteo Balleri, Sgherri sbaglia il disimpegno, Brega raccoglie palla, serve Jonathan Granito che davanti al portiere chiude definitivamente la partita e strappa il pass per la semifinale, che sarà contro il Pescia Uzzanese l'11 dicembre allo stadio comunale di Ponzacco. Ormai questi tre giocatori nel cuore dei tifosi ponzacchini, cori anche per Jonathan Granito che scherza con la panchina. Mister Lazzini toglie Bortoletti e dà l'ingresso a Gianluca Doveri, applaudito da tutti i tifosi Bortoletti per l'ennesima prestazione positiva. Esce anche Cristian Brega, dentro Federico Tamberi. 10 minuti al termine, partita ormai chiusa. Tamberi cerca la profondità per Granito che non capisce il compagno. Si fa vivo l'Albinia all'85esimo con Anichini, ma è bravo Gianbruno a rimanere attento. Brondi per Granito, la palla dentro per Doveri, troppo lunga. Si chiude qua la partita, Ponzacco 3, Albinia 0.